Ottime notizie! Mangiare il gelato non peggiorerà il tuo raffreddore. I prodotti caseari congelati possono aiutare a lenire il mal di gola e fornire le calorie di cui hai bisogno quando non hai voglia di cucinare o mangiare qualcosa di più sostanzioso. Le giraffe dormono molto più di 30 minuti al giorno. I loro sonnellini notturni e pomeridiani ammontano a circa 4 ore e mezza al giorno. La memoria fotografica non esiste. Anche se siamo in grado di ricordare delle immagini in modo più dettagliato di altre persone, non saremo mai paragonabili al sensore di una macchina fotografica quando si tratta di precisione. Un cervello più grande non ti rende automaticamente più intelligente. Elefanti e balene hanno cervelli molto più grandi di quelli umani. Potremmo non avere un rapporto cervello-massa corporea impressionante, ma 86 miliardi di neuroni aiutano gli umani a rimanere la specie più intelligente del pianeta. La luce non è la cosa più veloce del mondo, è una diceria. Beh, in realtà nel vuoto la velocità della luce non è minimamente raggiungibile, però diminuisce quando attraversa oggetti come acqua o vetro. Alcune particelle come elettroni, neutroni e neutrini la superano in quelle condizioni. La cintura di asteroidi tra Marte e Giove non è piena di rocce pericolose che si scontrano continuamente. Se mai riuscissi a raggiungerla, noteresti la bassa densità di frammenti in uno stato di quiete. Gli asteroidi sono così distanti l'uno dall'altro che le possibilità di collisione sono minime. Il radar di un'astronave riuscirebbe tranquillamente a rilevarli, evitando qualsiasi rischio. Non c'è bisogno di aspettare l'equinozio di primavera per far stare in piedi un uovo sulla testa. È una leggenda metropolitana, questo esperimento riesce perfettamente in qualsiasi giorno dell'anno. Le arance non sono sempre arancioni. La varietà con la buccia verde è altrettanto dolce e matura. La buccia di questo colore le protegge dal sole e indica la presenza di una grande quantità di clorofilla nel frutto. Ecco perché le arance verdi crescono per lo più in climi più caldi e sono talvolta dipinte di arancione per farle sembrare normali agli acquirenti di tutto il mondo. Altre buone notizie. Riuscirai sempre a trovare spazio per il dessert. Non importa quanta insalata, zuppa o carne hai mangiato prima. Ti potrai annoiare dei sapori salati, ma quando vedrai e sentirai l'odore del gelato, delle torte, dei biscotti e del cioccolato, dammi un minuto per favore. Il tuo cervello si ecciterà, superando i segnali di sazietà dello stomaco. Inoltre, lo stomaco è un organo flessibile e lo zucchero lo aiuta a rilassarsi e a fare fisicamente spazio per il dessert. I sensi non sono solo 5, ma molti di più. Oltre alla vista, all'udito, all'olfatto, al gusto e al tatto, c'è la capacità di sentire il caldo e il freddo, di rilevare le vibrazioni in aria o in acqua, indicare la posizione di alcune delle parti del corpo in relazione ad altre, di sentire il dolore, la sete, la fame, il tempo e molte altre cose. Quando chiami qualcuno usando il tuo telefono cellulare, il segnale non passa attraverso un satellite. Il telefono è sempre alla ricerca di un segnale radio wireless e trasmette dati da e verso le torri cellulari terrestri. Se vuoi chiamare qualcuno, la torre più vicina ti collega a un'altra cella attraverso un'enorme rete di collegamenti da torre a torre. Lo zucchero di canna non è più sano di quello bianco, è solamente zucchero bianco con un residuo di sciroppo appiccicoso. Questo sciroppo ha alcune vitamine e minerali come potassio e magnesio, ma nonostante ciò non è dietetico. La Torre Eiffel si sarebbe dovuta smontare 20 anni dopo la sua costruzione. L'idea era quella di mostrare la potenza industriale della Francia durante l'esposizione mondiale, ma poiché Eiffel vi aggiunse un'antenna radio e un trasmettitore telegrafico senza fili, si decise di tenerla. Sulla sommità è presente un appartamento segreto che fungeva da laboratorio di meteorologia. Deve essere un ottimo posto per un rendezvous. Il tè verde e quello nero provengono davvero dallo stesso arbusto. Le foglie hanno un sapore e un aspetto diverso dopo essere state raccolte. Il tè verde viene fatto appassire e riscaldato con il vapore. Il tè nero viene schiacciato o accartocciato e poi lasciato ossidare e scurire. Il miele può rovinarsi se lo si lascia scoperto in un ambiente umido. Metti sempre il coperchio e assicurati che non entri acqua e si conserverà a lungo. I suoi poteri antibatterici eviteranno il proliferare di organismi esterni. Se lasci in pace le vespe, non è detto che loro facciano lo stesso con te. Le api rispetteranno i tuoi spazi se non vengono minacciate. Le vespe invece sono estremamente irritabili, possono pungere anche passando accidentalmente vicino al loro nido o rimanendo perfettamente immobile. Le gobbe dei cammelli non contengono acqua, ma riserve di grasso che gli consentono di poter sopravvivere per giorni nel deserto senza fermarsi a mangiare. Assumono grandi quantità di acqua durante il tragitto per mantenersi idratati. L'acqua in eccesso rimane nel loro sangue. I gufi non possono girare completamente la testa, possono però ruotare fino a raggiungere un angolo di 270 gradi senza particolari problemi. Questo è possibile grazie alla particolare struttura dell'osso del collo.
I pipistrelli non sono ciechi. Quando fuori è buio, cacciano usando l'ecolocalizzazione, un sistema che consente di orientarsi analizzando l'eco delle onde sonore che rimbalzano sugli oggetti. Esistono molti tipi di pipistrelli, alcuni di loro possono vedere 3 volte meglio degli umani. Alcuni sono dotati di particolari recettori che permettono di vedere la luce ultravioletta. I biscotti della fortuna non sono originari della Cina. Secondo la versione più popolare della storia delle origini, sono stati inventati da un immigrato giapponese a San Francisco nei primi anni del 1900. Da ragazzo, Einstein andava abbastanza bene in matematica. Riusciva molto bene nel calcolo e all'età di 15 anni era sempre il primo della classe. Questa leggenda deriva dal mancato superamento di un esame di ammissione a un college di Zurigo. Era andato benissimo nella parte di matematica, ma non aveva superato le sezioni di botanica, zoologia e lingua. Gli elefanti hanno davvero paura dei topi. Come la maggior parte dei mammiferi, hanno il cervello programmato per saltare indietro quando vedono una qualsiasi creatura. Non importa quanto siano enormi, gli elefanti saranno spaventati da piccole cose che si muovono velocemente vicino ai loro piedi. Ovviamente non sanno che i topi sono innocui per loro. Anche se provassero ad arrampicarsi sulla proboscide, l'elefante potrebbe facilmente toglierli. Il sole non è giallo, è un insieme di colori che si mescolano e lo fanno apparire bianco. Lo vediamo giallo o arancione perché l'atmosfera della Terra disperde i colori come il blu, il verde e il viola. Questo è anche il motivo per cui vediamo il cielo blu e il sole sembra più caldo all'alba e al tramonto. Non tutte le comete hanno la coda. Quando si trovano vicino a una stella, sembrano piccoli pezzi di ghiaccio e roccia congelati. Quando si avvicinano a una stella, il ghiaccio si disperde grazie al vento solare e ci appare come una coda. A volte queste code sono troppo deboli da essere viste. Le comete possono anche avere una coda di polvere e una di particelle di gas. Uno struzzo non nasconde la testa nella sabbia quando è in pericolo. Gli struzzi sono gli animali a 2 zampe più veloci sulla Terra. Possono evitare quasi tutte le minacce o prendere a calci eventuali assalitori con le loro potenti gambe. A volte si chinano per mangiare della sabbia per favorire la digestione. Lo fanno anche per controllare le loro uova deposte nel terreno. Puoi tranquillamente dormire all'aperto dopo esserti lavato i capelli e non correrai il rischio di ammalarti. Anche dormire all'aperto a temperature sotto lo zero di notte aumenterà sotto la percezione del freddo e farà congelare i capelli. Sono i virus a causare il raffreddore, a loro non interessa della condizione dei tuoi capelli. La Terra durante l'estate non è più vicina al Sole, in realtà è più lontana dal Sole in luglio e più vicina adesso in gennaio. Fa più caldo d'estate perché l'asse del nostro pianeta è inclinato, lasciando che la sua parte settentrionale catturi più luce solare per metà dell'anno e la parte meridionale per l'altra metà. Così in estate il sole è sopra l'orizzonte fino a 17 ore al giorno e solo per circa 6 ore in inverno. Sarà impossibile vedere milioni di stelle anche nella notte più limpida e lontano da fonti di luce. Il numero più alto di stelle osservabili, anche con un'ottima vista, è di circa 3.000. Quelle più vicine e abbastanza luminose. Alcuni altri oggetti luminosi che si possono individuare sono pianeti, galassie lontane e satelliti artificiali. La Luna non ha davvero un lato oscuro, è bloccata in rotazione sincrona con la Terra. Di conseguenza possiamo osservare sempre solo un lato. Il Sole, la Luna e la nostra Terra sono tutti in costante movimento, quindi ci sono momenti in cui è illuminato il lato a noi visibile e altri in cui è illuminato l'altro lato, che a noi sembra solo buio. Non ti preoccupare, non mangi 8 ragni nel sonno ogni notte. La maggior parte delle persone dorme con la bocca chiusa, quindi il ragno non potrebbe entrare. Anche se dormi con la bocca spalancata, le potenti vibrazioni che produci mentre respiri, unite al flusso d'aria calda che esce dalla tua bocca, spaventeranno qualsiasi piccolo ragno. Un penny lasciato cadere dall'Empire State Building non causerà danni a nessuna persona a terra. La moneta è leggera e non può accelerare abbastanza per essere così devastante. La velocità della moneta aumenta durante la caduta, ogni secondo che passa, ma contestualmente aumenta anche la resistenza dell'aria. Il massimo che potrà fare ad un malcapitato passante è una leggera punturina. I mammut popolavano ancora il nostro pianeta all'epoca delle costruzioni delle piramidi di Giza. La maggior parte dei mammut era stata sterminata circa 10.000 anni fa, ma una piccola popolazione di 500-1.000 esemplari lanosi ha vissuto nell'Artico fino al 1650 a.C. La grande piramide di Giza esisteva già da 1.000 anni, quando l'ultimo mammut lanoso scomparve. La tua lingua non ha differenti sezioni per l'amaro, il dolce, l'acido, il salato o umami. Ognuna delle 8.000 papille gustative che hai sulla lingua, sul palato e persino nella gola può rilevare tutti i sapori allo stesso modo. Non devi preoccuparti di mettere certi cibi in particolari punti della bocca per apprezzarne meglio il sapore.
Le impronte digitali non sono uniche al 100%. Persone imparentate possono avere dei disegni in qualche modo simili. Inoltre, con oltre 7 miliardi di persone sul pianeta e con solo una piccola parte di impronte nei database, non possiamo esserne così sicuri. Il tuo cervello ha più connessioni nervose di quante stelle compongono la Via Lattea. Sono circa 200 miliardi di stelle contro 100 miliardi di cellule nervose moltiplicate per 40.000 connessioni nervose. È impossibile respirare e deglutire allo stesso tempo. Nella parte posteriore della bocca troviamo l'esofago superiore e la trachea. Quando deglutisci, l'aria potrebbe spingere il cibo attraverso il condotto sbagliato fino ai polmoni. Le conseguenze sarebbero drammatiche. Per evitare che ciò accada, una membrana chiamata epiglottide protegge la trachea. Quando il cibo o le bevande passano, la respirazione viene temporaneamente sospesa. Non è possibile canticchiare se ci si chiude il naso. Se mentre canticchi hai sia la bocca che il naso chiusi, l'aria non può uscire. I ristoranti di sushi non servono vero wasabi, sarebbe incredibilmente costoso. Quindi lo sostituiscono con rafano tinto o con senape. Il vero wasabi viene dalla stessa famiglia di piante. Servito fresco, grattugiato dal gambo, ha un sapore più dolce. Le tue possibilità di trovarlo sono circa lo 0,5% e se lo trovi lo riconoscerai per via del prezzo super alto. Le carote originariamente non erano arancioni. Prima del XVI-XVII secolo quasi tutte erano viola, raramente gialle e bianche. Le carote arancioni sono state coltivate dagli agricoltori olandesi. Credevano che sarebbero state più facili da coltivare. È vero che gli oggetti sembrano senza peso nello spazio, ma c'è comunque un minimo di gravità. Più ci si allontana da un oggetto pesante, come la Terra, più la gravità diventa debole. La gravità influenza ogni singolo oggetto dell'universo dotato di massa. Le fragole non sono bacche, nemmeno i lamponi o le more. Banane, melanzane, uva, pomodori e arance, invece, lo sono in quanto hanno tre strati carnosi distinti, due o più semi e si formano da un fiore. Hai abbastanza ferro nel tuo corpo per produrre un chiodo lungo 7 cm. Dovresti provare. No, non farlo, stavo scherzando. Un fulmine può colpire lo stesso punto due volte, tre volte o anche più di 100 volte, anche durante lo stesso temporale. Niente può impedire che un fulmine colpisca lo stesso punto in cui è caduto pochi secondi prima, ma anche secoli addietro. I fulmini preferiscono gli oggetti alti e isolati. L'Empire State Building, per esempio, viene colpito circa 25 volte all'anno. Il più grande organismo vivente non è la balena blu o l'elefante africano, ma è l'armillaria, un fungo che si trova sulle Blue Mountains, in Oregon. È lungo 6,5 volte il Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo. Sta ancora crescendo ed è commestibile. I tacchini possono arrossire, proprio come gli umani. La pelle della testa e del collo può diventare rossa o blu quando sono eccitati, arrabbiati o malati. Il lembo di pelle sul collo è chiamato protuberanza e può diventare rosso vivo per l'eccitazione. Durante la stagione degli amori, anche i bargigli dei tacchini maschi diventano scarlatti per mostrare il loro interesse alle femmine. Il Sahara non è il più grande deserto del mondo, il deserto antartico è quasi il doppio, il secondo posto appartiene al deserto artico, mentre il Sahara è solamente terzo. La caratteristica principale di un deserto non è il calore eccessivo o le dune di sabbia, ma la mancanza di precipitazioni. Le sterminate pianure di ghiaccio e le montagne rocciose dell'Antartico non ricevono quasi mai una goccia di pioggia. Stare troppo vicino a un televisore non ti farà diventare cieco né darà seri problemi di vista, ditelo a mia madre. Può affaticare temporaneamente gli occhi, ma i problemi a lungo termine sono estremamente rari. Anche leggere al buio non ti abbasserà la vista. Le mosche vivono più di 24 ore. Una mosca domestica media vive per circa un mese. I moscerini della frutta hanno una vita di 40-50 giorni. In questo periodo una mosca femmina può deporre fino a 500 uova. Ecco perché lasciare le mosche in una stanza chiusa a chiave e aspettare non risolverà il tuo problema con questi insetti. Quando gli orsi sono in letargo, non dormono, i processi nel loro corpo rallentano e non mangiano né bevono, ma possono ancora reagire perfettamente a qualsiasi evento inaspettato che accade intorno a loro, quindi tieniti lontano dalle loro tane. Scrocchiare le dita non causa nessuna conseguenza, il suono che si sente sono le bolle d'aria che collassano tra le fessure delle ossa. Succede a causa della pressione che eserciti sulle tue articolazioni ed è totalmente innocuo. I pesci rossi non dimenticano tutto quello che succede dopo 3 secondi. Gli esperimenti hanno dimostrato che possono usare in maniera ottimale i loro minuscoli cervelli immagazzinando informazioni per diversi mesi. Possono anche nascondersi dai loro nemici e trovare il cibo. Non è possibile friggere un uovo su un marciapiede, non importa quanto sia alta la temperatura esterna. Un uovo ha bisogno di 70 gradi centigradi per cuocere e un marciapiede può arrivare ad un massimo di 63 gradi centigradi.
Le banane non crescono sugli alberi. I banani sono piante della famiglia dello zenzero e assomigliano un po' all'aloe vera o ad altre piante grasse con steli. I camaleonti non cambiano il loro colore per confondersi con l'ambiente, lo fanno per mostrare il loro umore e per comunicare. Diventano neri quando sono nervosi o turbati. Quando invece sono felici, li vedrai il color verde brillante o il blu. Usano colori più chiari per attirare i partner. L'acqua del WC non gira nella direzione opposta nell'emisfero sud. La rotazione terrestre influenza sistemi come la corrente del Golfo e gli uragani, ma non ha controllo sui gabinetti. La direzione varia da modello a modello e dipende dalla pressione dell'acqua. Il seme della senape non è il più piccolo del mondo. Il detentore del record in questa categoria è il seme di orchidea della foresta tropicale. Alcuni di essi sono così piccoli che non si vedono ad occhio nudo. Si liberano nell'aria come particelle di polvere e atterrano sugli alberi della foresta pluviale per diffondersi ulteriormente. Le carote sono piene di vitamina A, ma purtroppo per noi non ci aiuterà a vedere nella completa oscurità. In compenso avremo una vista sana più a lungo. Tutto nel sistema solare è sempre in movimento. La Luna si allontana dalla Terra ogni anno e il nostro pianeta si allontana sempre di più dal Sole. Tu sei costantemente in movimento, anche quando sei perfettamente immobile. Il cioccolato bianco non è veramente cioccolato, è fatto di zucchero, derivati del latte, vaniglia, burro di cacao e lecitina, ma non contiene elementi solidi di cioccolato. Il burro di cacao deriva dai semi di cacao, per questo motivo il cioccolato bianco è un cugino del cioccolato fondente e al latte, ma non il parente più prossimo o la stessa cosa. Il caffè non arresta la tua crescita. L'altezza che raggiungerai dipende dai tuoi geni. Anche una dieta sana può contribuire a migliorarla. Imposta il tuo limite di consumo di caffè a 2 tazze al giorno e starai bene. 2 tazze? Non è necessario lavare il pollo prima di cucinarlo. Farlo può diffondere i germi sulle tue mani, sulle superfici di lavoro, sui vestiti e sugli utensili da cucina attraverso gli schizzi. Le noci non sono veramente noci, nemmeno le mandorle, gli anacardi, le noci del Brasile, le noci pecan, le noci macadamia, i pistacchi e i pinoli. In realtà sono formalmente semi di drupa. Non possono essere chiamati noci perché non sono frutti che hanno un singolo seme commestibile con un guscio esterno non commestibile. I diamanti non sono poi così rari, sono rocce comuni e la loro estrazione non è così complicata come lo era 150 anni fa. Le campagne pubblicitarie e i prezzi aumentati artificialmente li hanno aiutati a diventare qualcosa di considerato di lusso. I tori non si arrabbiano quando gli viene mostrato qualcosa di rosso, non distinguono bene i colori rosso e verde, mentre possono vedere solo i colori giallo, verde, blu e viola. Il movimento è ciò che li fa arrabbiare e li rende autoprotettivi. Quindi cerca di assomigliare a una banana, nuotare subito dopo un pasto non ti farà venire i crampi, il tuo corpo ha bisogno di un po' di sangue in più per digerire il cibo, ma il nuoto non lo recupererà dai muscoli delle tue braccia e gambe, rischiando di incasinare tutta la situazione. Aggiungere sale all'acqua non la farà bollire più velocemente, la temperatura dell'acqua salata diventerà più alta di quella dell'acqua normale, ma anche il punto di ebollizione sarà più alto e il sale aggiunge un po' di massa in più, rallentando il processo di ebollizione. I canguri non possono camminare all'indietro, hanno gambe muscolose, grandi piedi e una coda, possono andare avanti velocemente ma non possono andare in direzioni opposte a causa di questa struttura del corpo. I canguri sono presenti sullo stemma australiano insieme agli emu, altra specie che non può camminare all'indietro, quasi a simboleggiare che il paese è sempre diretto in avanti. Il latte non rende le ossa indistruttibili, contiene calcio e vitamina D, ma non ha poteri magici. È buono con i biscotti, ma questa è una verità assoluta.